signoria, signor Shylock! È stato Shakespeare il filo conduttore degli ultimi attesi appuntamenti della stagione di prosa della rassegna prodotta dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Il teatro d'annunzio ha ospitato così uno strepitoso mercante di Venezia come omaggio a Giorgio Albertazzi a 3 anni dalla sua scomparsa, con la regia di Giancarlo Marinelli. Nei panni di Shylock, un sontuoso Mariano Rigillo ed una scintillante Romina Mondello nel ruolo di Porzia. Come si sa, forse fu proprio Giorgio a designarmi come suo eventuale sostituto se si fosse dovuta presentare l'occasione. E al di là di questo, sì, insomma, è un personaggio che io non ho mai immaginato di fare, quindi mi sono trovato, diciamo, un po' sorpreso nell'affrontarlo, ma grato a Giorgio perché mi ha dato questa possibilità di divertirmi con un personaggio che io non avrei mai immaginato di poter fare, dico sinceramente. Ancora Shakespeare con Glauco Mauri e Roberto Sturno, grazie al canto dell'Usignolo, con la magistrale interpretazione di brani da Giulio Cesare, Riccardo II, Timone d'Atene, Re Lear, La Tempesta. Queste parole si spenga la mia voce. Sole, copri i tuoi raggi. Timone, ha finito di regnare. Ha scelto invece la strada del racconto personale condito da ironie e divertenti aneddoti sul mondo del teatro, Sebastiano Lomonaco, mattatore della serata, dedicata a Pirandello. Andrea Camilleri mi chiese: ma come mai hai pensato, un ragazzo di 19 anni, pensa con quale coraggio pensa di poter interpretare Edipo Re di Sofocle? La mia risposta, la mia grande faccia tosta di allora fu: perché io lo faccio troppo bene. Risate della commissione, eccetera, eccetera. Sono passati da allora, credo, 42 anni, eccomi qua, sono ancora qua. Gran finale per il teatro sabato 17 agosto con A Ruota Libera, sul palco Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.